Siamo a Urbino, al Collegio Raffaello, e si svolge anche quest'anno Linux Day, che è un evento nazionale in pratica dove appassionati di sistemi operativi open source come Linux e software open source si riuniscono per parlare insieme di vari argomenti e presentare al pubblico, anche che non conosce Linux, questo argomento. Nella mattinata abbiamo parlato dei vantaggi e svantaggi dell'open source, abbiamo parlato di come si può sostituire il software proprietario con software open source, e adesso stavamo parlando di come si applica l'open source, come si può applicare l'open source alla pubblica amministrazione. L'open source è in pratica è una filosofia, è una parola grossa magari, però è in pratica un modo di operare. Vuol dire che il sorgente è aperto, io posso prendere di un programma, posso prendere i sorgenti, cioè il codice con cui il programma è stato scritto, e modificarlo secondo le mie esigenze. Questo mi permette di usufruire di una cosa creata da altri per incrementarla, però moralmente io sono obbligato a pubblicare quello che io faccio alla comunità in modo che altri possano usufruire del lavoro che io ho fatto, visto che io ho usufruito del lavoro gratuito di altri per poter eseguire il lavoro mio. Open source vuol dire anche formato aperto nei dati, ad esempio io so che LibreOffice qual è il formato preciso che ha, e anche se la suite di LibreOffice un domani dovesse venire abbandonata completamente, conoscendo io il formato completo dei file, posso recuperare anche file in formato vecchio, cosa che non posso fare con Microsoft Word, di cui non conosco il vero formato dei file. Nell'ambiente open source ci sono programmi per tutti i tipi, montaggi video, per fare montaggi audio, per fare grafica tridimensionale, per fare fotoritocco. Allora, ad esempio, noi abbiamo la suite di LibreOffice, che è l'equivalente di una suite Office, al word processor, il foglio di calcolo e la presentazione. E anche il database nelle ultime versioni. Abbiamo GIMP che è per il fotoritocco, abbiamo Blender che è per la grafica 3D, abbiamo Inkscape che serve per la grafica vettoriale, un equivalente di Adobe Illustrator per fare un esempio di programma commerciale o di CorelDRAW. Il pomeriggio parleremo di multimedia Linux, cioè del multimedia con Linux, di fare di software multimediale con Linux. Poi faremo una presentazione pratica di Arduino, che è un hardware open source, nel senso che il proprio l'hardware stesso, il chip stesso è open source, non siamo obbligati a comprarlo da un produttore, il produttore ha rilasciato completamente le specifiche del chip e dell'hardware di queste schede, e poi faremo discussioni libere su argomenti che possono interessare il pubblico, in modo che se qualcuno è interessato a qualcosa di diverso di cui non abbiamo previsto nel Linux Day, possiamo parlare di quello. Questo foglio con tutte queste scritte è l'albero genealogico di Linux, in pratica partendo da sinistra, è una linea temporale di come da poche distribuzioni si è evoluto in una serie innumerevole di distribuzioni Linux. Ogni distribuzione è differente, però è comunque derivata da un padre, diciamo, o comunque da diversi padri. In realtà Linux è soltanto il kernel, cioè la base del sistema operativo, poi sopra c'è il desktop environment, che sarebbe le finestre, la gestione delle finestre, i programmi che vengono installati, anche quelli open source, però non sono dipendenti dalla distribuzione, c'è tutto un ecosistema intorno a Linux stesso. Linux stesso viene usato molte volte anche all'interno di hardware embedded che noi abbiamo a casa, che ne so, un router può essere base come sistema operativo Linux, oppure il decoder del satellite potrebbe avere Linux come sistema di base. Il Linux Day è Urbino, l'abbiamo organizzato noi dell'Urbino Lug, chi volesse contattarci ci può contattare, ci trova su Google+, ci trova su Facebook, ci trova anche su Twitter, oppure possono scrivere direttamente a me, io sono paride.dominici@gmail.com, e dopo inoltre la comunità. Chi volesse partecipare alla riunione, noi ci riuniamo il primo giovedì del mese.